Pasta fredda o cacio e pepe? Cacio e pepe. Oh, è l'uovo campa! Lo sapevo. L'uovo campa! Lo sapevo, è il cacio e pepe, l'ingrediente della prova di abilità. Un classico romanesco, Riccardo vi guarda proprio con attenzione, lui è pazzo su queste cose, ci vuole manualità per farla bene e tutto quello che vi serve è dietro di voi, nelle vostre dispense. Vi ricordo il campanello, questo è un aiuto che potete utilizzare soltanto una volta, quindi se non vi scordate niente in dispensa, non dovete rientrarci e potete utilizzarlo per avere un mio aiuto manuale. Pronti? 30 secondi per far la spesa, prego! Io darei solo 10 secondi per questo piatto, Simone. 10 secondi? Sì. Con la pasta già pronta. Beh, questa è la loro versione, la possono rivisitare. Ah, la vediamo quella classica a casa con un leggero cambiamento. Allora, per 4 persone 400 grammi di mezze maniche. Pecorino romano abbondante, 200 grammi almeno. Pepe macinato al momento e se possibile di varie tipologie, bianco, verde, rosa e nero soprattutto, e se possibile pimento, un filo d'olio e basta. Stop, addirittura l'olio facoltativo. Vabbè, bravo. Orecchietta. Sì. Cavolo, vabbè, ce lo direte strada facendo, avete 10 minuti, pronti, via. Molto bene, tuffiamo subito. Scusa. L'ha appena detto, tuffiamola, tuffiamola. Tuffiamola, io no, però, vabbè, cosa succede. Fra l'altro lei, so che ora ci farà vedere le braccia, perché dice che si segna cucinando. Sì, cioè, più che altro friggendo. Sì, lei, cioè, cosa fa? Inventa un piatto e se lo ricorda perché fa, ah, guarda, qui è quando ho fatto la marinata. Esatto, più o meno. Qui è quando ho fritto la tempura per il compleanno. Cicatrici che parlano, una vita vissuta. Sì. Esatto, quella sì. Me le ricordo anche. Buon segno. La cicatrice più grande. Buon segno. Buon segno. La cicatrice più grande è quando ha preparato la cenetta del primo appuntamento per Andrea. No. No. No, più che altro mi è rimasta una cicatrice della torta di mele, me lo ricordo benissimo, anche proprio quando l'ho fatta, l'ho preparata, ho in testa proprio il momento. Stai cercando di cambiare la mia domanda su quello che è il suo fidanzato. Sì. Bene, qual è il piattino preferito di Andrea? Non lo so. Devi dire un amore profondo. Devi dire me, al naturale, in purezza per l'appunto. In purezza. Yuri sta tritando lo scalogno. Guarda, guarda, guarda. Questa è una cosa che io adoro fare. Ah, ok, direttamente. No, aspetta, lo faccio io perché si è sganciato del tutto. Volevo aiutarlo. Vai, faccio così. Grazie. Che fai di bello? Faccio un raviolo con un ripieno di ricotta, un pecorino, raviolo. Un raviolo. In 10 minuti? Speriamo. Ce la fai? Ma ho il campanello pronto. Non ti tagliare. Allora, qua hai fatto. Facevamo cacio e pepe, invece ricotta. Stanno rielaborando. Ah, scusa. Non nappare la fantasia dei miei due concorrenti. Non vedo pomodoro. Il pomodoro è la salsa sotto, l'accompagnamento. Fiammetta educatamente sossisce. Allora, per far capire. Non vi preoccupate. Non vi preoccupate. Noi vogliamo questo da voi. Ah, okay. Io vi difenderò a spada tratta perché tu, sì, la cacio e pepe normale te la do io ora la ricetta, così la sappiamo fare tutti. Sì. Però possiamo anche rivisitarla. Certo. Io ho mangiato un ottimo raviolo una volta ripieno di cacio e pepe. Sì. C'eri anche tu, eravamo insieme. Qua vicino. Ah, è vero. È vero. Uno te ne sei mangiato, poi ho ordinato quella normale. No. 1-0 per Riccardo. Vabbè, vabbè. Qua stiamo saltellando in cucina addirittura. Mi piace, sì, perché in cucina altro si deve divertire, rilassare. Saltello sempre, in realtà. Ecco perché ti bruci, ho capito. Sì, anche. Bene, quindi che ci fai? Alicetta, fondo di cottura e usi il cavolo. Sì. Quindi il cavolo è abbastanza dolciastro quando cuoce. Sì. Come glielo dai lo zing, come dice Fiammetta? Vabbè, adesso sto preparando dei crostini da accompagnare che dovrebbero dare quel croccante, esattamente. Bravo. Saltati con l'acciuga. Quindi per dare ancora il sapore un po' più deciso, magari. Ok.
La pasta la tuffi, l'abbiamo già tuffata? Insieme. No, ho buttato il cavolo. Ok. Quanti minuti mancano? Attenzione. Devo tirare la pasta. Ecco, ma mi dispiace. 10 minuti. Ma se me lo dicevi un pochino prima, prima di tagliare l'acqua del pomodoro sul tagliere, io ero molto contento, però. Vabbè, pulisco anche prima, perché sennò non si tira la pasta. Sì, ma adesso che fai, Simone? Tu un raviolo lo fai tu a mano? No, non lo so cosa solo faccio. A tirare la sfoglia sottile, grazie. Sfoglia. Però è tutto bagnato. Una sciocchezzola a tirare la sfoglia. Chiaramaci lo so fare benissimo, si parla di un millimetro e mezzo. Sì, eh? Con un banco in marmo. Ah, anche sul mattarello c'è il pomodoro. Bene, comunque, facciamo radiolo e dentro ci mettiamo la ricotta lavorata col pecorino, immagino. Esatto, mi stai tirando anche la ricotta. Ora, se vuoi dare una coltellata. Ok, la ricotta lavorata con pepe. Pepe e un po' di acqua di cottura della pasta. E il pecorino? No, nel ripieno ha messo l'acqua di cottura della pasta? Un sì. Pelo per ammorbidirla. Ah, ok. No, scusa, non avevo capito bene. E poi li serviamo la menta, pomodoro e menta. Giudice, a voi la parola mentre io lavoro. Beh, io vorrei chiedere a Fiammetta Fadda dove ha mangiato io ti odio, lo sai che ti odio, il più importante della sua vita, non il più buono, il più importante. Io sono interessata a questa interpretazione perché è un inside out, dentro fuori, cioè è come una cosa double face. A un certo punto. Quindi le cose, cioè i condimenti esterni, vanno all'interno. Quindi un'interpretazione molto contemporanea e corretta di prendere gli stessi ingredienti che compongono un piatto classico e crearne uno nuovo. Ma Fiammetta, non ti sembra che questo sia stato un escamotage degli ultimi anni della cucina che non aveva niente di nuovo da dare a noi? Scusate, eh? Eh? No, dimmi. No, la cucina non è immobile, ecco. Deve andare avanti. Ho capito. Ecco. E quindi è giusto che uno crei sul passato. Ok. Io non so cosa ne pensa a questo punto invece la nostra amica Chiara Maci, food blogger. Sembra sì, ti mancava il gelato sempre. Vi lascio finire, poi do la mia ricetta. Dimmi invece sul tuo... Ha appena detto una cosa molto giusta, Fiammetta, perché la cucina si rivisita al passato, quindi è giusto. È giusto. Lui sta facendo un ripieno... Sì. No, lui non sta facendo ripieno con dentro il cacio e pepe. Sta facendo una cosa, un collage. Sta facendo una cosa che per te non sarà mai un cacio e pepe. Che deve finire esattamente fra 3 minuti. Ricordiamo questo. Già pronto. Diamo un cacio e pepe semplice da fare che rimane cremoso un po' a tutti. Si cuoce la pasta in abbondante acqua salata, ovviamente... La cacio e pepe normalmente si fa in padella risottando la pasta. Io vi dico questo, se volete semplificarvi un po' la vita, prendete il pecorino, lo mettete nel bicchiere del mixer a immersione, aggiungete il pepe grattugiato al momento, con anche il pimento se possibile per dare un bel sapore, aggiungete acqua di cottura bollente a filo frullando, come dice Riccardo, così si crea automaticamente il mix fra formaggio e acqua. Poi scolate la pasta e a freddo in una bacinella la condite bene in modo che si possa mantecare perché il formaggio si scioglie. Quella è una versione un po' diversa ma comunque piuttosto semplice. Abbiamo già dato una volta la versione diciamo risottata, adesso abbiamo dato una versione tipo facendo un pesto di formaggio e poi viene piuttosto cremosa. Io dico che basta anche semplicemente un cucchiaio di legno con tanto amore. Lo giri così. Ma sai perché ti ho detto il mixer a immersione? Perché fare la crema ice. No, monta anche un po'. Certo. Si può anche arricchire con un tuorno d'uovo per fare un mix. Cioè il... Solo il giallo, però cambia un po' la ricchezza, però vabbè. Poi si lega molto di più alla pasta. Un mix fra carbonara e cacio e pepe. Comunque, dai. 1 minuto e mezzo, lui ha da buon... Tu lavori in sala? Anche adesso? Sì. Ok, quindi di piatti ne porta e ne vede presentati, quindi vedo un impiattamento tendente alla ristorazione, per ora, anche se per ora ha messo solo il pomodoro, però si vede, diciamo, questa cosa. Io ti avevo steso la pasta che tu hai farcito e chiuso a tortello. E qui il cavolo.
E che cavolo! Manca un minuto, come si fa? Cosa? Sta bollando? Eh sì, no, no, adesso mezzo, sì. Abbiamo finito. Se vuoi tagliarlo un pochino, l'hai lasciato sì. Bello... Sì, forse ho sbagliato in quello. Sai che se mentre li giri nella bacinella col formaggio ci premi con la forchetta, magari diventano anche un po' più piccoli. Oh, qua ogni tanto salta. Sì, sì, no, no, sembra, infatti io, vedi come sto qui appoggiato. Guarda che basta un assaggino, basta un assaggino, vedi? Sì. Se tipo fai devo così... Devo togliere quelli più grandi. No, fai così, guarda. Perfetto, vedi? Piccoli trucchi. Dobbiamo impiattare, caro Yuri. Tu sei fidanzato? No, single. Ah. Della serie non voglio la ragazza fissa, o per scelta o per... Per tutti e due. Perché col lavoro che fai, esatto. Ne so qualcosa, la sera è difficile prendere appuntamenti. Dovete impiattare, impiattiamo, impiattiamo, dai, dai. Non è venuta male, dai. Con calma, ti ho messo fretta però, okay. Mettila con cautela, così io te lo tolgo con... Basta al tempo. Stop, te li prendo, rapiti i piatti. Tutti e tre con tre cosine della stessa forma.